Una pizza napoletana a Londra, ma in incognito. Si chiama Ghost Pizza, è l'idea di Gabriele e Andrea, due giovani italiani che hanno sfruttato il lockdown per dar vita a un nuovo business. L'intervista è della nostra inviata Alessia Manzoni. Io e Andrea veniamo già dall'hospitality, quindi dalla ristorazione. Io facevo il general manager in una pizzeria che fa pizza napoletana. Andrea faceva il general manager nella stessa compagnia e Andrea aveva anche esperienze nel fare l'impasto, diciamo, produzione della pizza. A me piace più il concetto dei numeri, quindi diciamo che già dal primo inizio avevamo già un nostro posto nell'idea di Ghost Kitchen e Ghost Pizza. La pandemia ha cambiato le vite di tutti e per Gabriele e Andrea si è presentata l'occasione di una nuova sfida. Noi abbiamo aperto appunto perché gli scienziati, la televisione, i giornali online dicevano che ci sarebbe stata una seconda ondata. Quindi per cui abbiamo deciso di optare per un business che poteva, diciamo, prendere questa cosa che non è bella sicuramente, però rigirarla e cercare di fare, ok, come possiamo fare in modo che questo lockdown e questa pandemia possa portare magari delle vendite e magari creare un altro tipo di servizio, che il servizio c'era già, perché Deliveroo, Uber Eats e Just Eat ci sono sempre stati, però il boom del lockdown ha sicuramente aiutato queste piattaforme a diventare ancora più strong. Non è stato, cioè noi abbiamo aperto una cucina che fa takeaway per il lockdown, quindi non posso sicuramente dire che per noi il lockdown ci ha diminuito le vendite, perché noi abbiamo appunto aperto perché abbiamo visto una finestra sui nostri customer proprio per questo motivo qui. Parole d'ordine, studio e innovazione. Quello delle Ghost Kitchen è un trend in crescita e rappresenta un nuovo orizzonte nel panorama della ristorazione. L'idea Ghost Kitchen è praticamente un piccolo shop che fa solo esclusivamente cibo da asporto e guardando i dati ho trovato un riscontro nella crescita del cibo da asporto, soprattutto in una città come Londra. Già prima della pandemia c'era un grosso aumento e una grossa crescita nelle vendite di cibo da asporto. Durante il lockdown 1.0, quindi durante il primo lockdown, tutti i ristoranti che facevano appunto cibo d'asporto, diciamo, abbiamo visto una parte di futuro, questa opzione di Ghost Kitchen. Londra è di sicuro il posto giusto per i business innovativi, ma le difficoltà in un mercato così competitivo sono moltissime. Se ero in un altro paese o non ero a Londra, probabilmente l'idea della piattaforma del takeaway doveva essere revisionato, perché a Londra c'era già delle basi su una crescita sul numero di takeaway. Naturalmente il lockdown è stata la goccia che ha fatto appunto traboccare il vaso e ha dato molte più opportunità. La parte più difficile di tutta la ricerca è stata trovare un negozio o comunque, non mi viene la parola in italiano, establishment, dove avevano il giusto tipo di licenza per fare cibo da asporto. Molti hanno la licenza per fare il cibo, ma non per venderlo da quella unit, quando in realtà quello che cercavamo noi era appunto qualcosa che ci facesse lavorare con le grandi piattaforme che ci sono qui, Deliveroo, Uber Eats, Just Eat, eccetera. Un business innovativo, quello delle Ghost Kitchen, che porta a nuovi modelli di marketing. Un challenge grosso appunto è quando non hai un negozio dove le persone passano davanti e vedono l'insegna, ma noi siamo in un industrial estate, quindi intorno a qui ci sono solo capannoni. Noi dobbiamo raggiungere il cliente tramite altre vie, che sono appunto quella dei social media, che funziona tantissimo. Abbiamo fatto volantinaggio. Se avete intenzione di sfruttare questo momento per aprire un nuovo business, non dimenticate questo consiglio.
un consiglio per chi magari ha intenzione di aprire un business o comunque di mettersi in gioco è anche vedere quello che puoi fare. Quindi c'è l'opportunità di aprire una cucina, domani apro un cibo indiano, non ho mai lavorato vicino a un cibo indiano, non ho mai fatto quel tipo di cucina, non perché c'è un lockdown e posso fare cibo da sport, significa che poi vado a vendere. Bisogna comunque avere un'idea di quello che vai a fare e c'è un sacco di ricerca dietro. Diciamo che non è una mattina ti svegli e il giorno dopo vai a aprire una pizzeria, un negozio che fa cibo.